Sì, grazie. Se è possibile far partire le slide, magari soltanto per avere un accompagnamento. Sì, intanto vi ringrazio e intanto devo dire che mi ha colpito molto la definizione che ho sentito che ha dato Andorlini parlando di correttore di significanti a proposito dell'economia civile, perché ha molto a che fare con le poche cose che vorrei provare a dirvi e che hanno, se vogliamo, un po' anche la forma della provocazione, della semplificazione di cui mi scuso. E della provocazione. Ecco, il tema su cui vorrei concentrare la vostra attenzione è un po' questo, cioè evitiamo di usare i termini economici a volte in maniera un po', diciamo, impropria, perché ho l'impressione che spesso si tenda a utilizzare il termine mercato come se fosse a tutti gli effetti un sinonimo del termine capitalismo, quando in realtà non è così. Ora, non ho certamente magari scorrerei dopo il titolo, non ho certamente l'ambizione di mettermi qui a definire cos'è il mercato perché verrebbe una serata lunghissima, però diciamo così, un po' lo ricordava anche il professore, cioè quello che comunemente viene definito mercato, o almeno a lungo è stato definito mercato, ha a che fare con due elementi che sono importanti, cioè la valorizzazione, la capacità di creare una azioni di valorizzazione dei prodotti, dei servizi che fanno parte del mercato e anche una funzione distributiva, cioè è intrinseca nella teoresi dei vari autori. Ora ripeto, qui semplifico molto, ma se magari scorriamo, ora semplicemente ho messo una foto che è una foto, diciamo, un po' provocatoria, Luigi Einaudi, John Maynard Keynes e Warren Buffett, cioè è evidente che per i primi due, che pure hanno visioni diametralmente distanti, o almeno molto distanti, anche se poi Keynes a più riprese scrisse domandandosi se lui era un liberale o meno, se era un comunista o se era un liberale, perché spesso quello era il tema, però diciamo che la visione di mercato che, semplificando molto, avevano Einaudi, aveva John Maynard Keynes, era una visione per la quale il mercato aveva la capacità di determinare un valore che si avvicinava alla realtà e aveva una capacità di distribuzione. Ecco, questa dimensione, direi, non c'è più in certamente Warren Buffett, ma usando Buffett come una sorta di paradigma di una serie di rider, di soggetti di cui magari diremo qualcosa, perché appunto l'elemento più significativo, più importante è che il mercato si è ormai staccato dal capitalismo, o meglio direi il capitalismo è una cosa profondamente diversa dal mercato, perché ormai il capitalismo si traduce, come era fin dalle sue origini, in una affannata, affannosa ricerca del profitto. E la finanziarizzazione, anche qui mi semplifico molto, magari se, ecco perfettamente. Semplifico molto, e la finanziarizzazione ha consentito, ha accentuato questa divaricazione fra l'idea di un mercato che ha una capacità di attribuzione di valore valoriale reale, quantomeno vicina al reale, e distributiva, con invece la ricerca del profitto in quanto tale. La finanziarizzazione, l'evoluzione dell'economia che si è manifestata, la trasformazione che lo stesso capitalismo ha conosciuto nel corso degli ultimi direi 2 decenni, ha partorito una separazione e ha reso il capitalismo una realtà che, passatemi anche qui la semplificazione, ha sempre meno a che fare con il mercato e è diventato un genere sui generis, per utilizzare un gioco di parole. Allora, io ho provato, anche qui se magari andiamo avanti, ho provato a mettere in fila ancora, direi la prossima slide, questa è un'immagine, ecco, ho provato a mettere in fila alcuni elementi che hanno trasformato in profondità il capitalismo nel corso degli ultimi anni e lo hanno definitivamente staccato dal mercato. Li semplifico molto, proprio perché poi possono essere di stimolo anche eventualmente una riflessione e discussione. La prima dinamica è questa profonda trasformazione del processo produttivo, perché quando il mercato si avvicinava alla dimensione del capitalismo, o comunque nella dimensione del mercato, la produzione di lungo periodo è una delle caratteristiche fondative. Si produce per l'oggi, ma si produce per il domani. Se pensate Keynes, la logica degli investimenti che devono avere una loro temporalità,
è assolutamente chiara, come lo era in Audi, per usare dei paradigmi molto, molto semplici. Ecco, a partire dalla metà degli anni 90, questo meccanismo, forse anche un po' prima, si è andato rapidamente cancellando, cioè c'è l'idea che in fondo la produzione debba essere fatta appunto just in time, cioè non servono le scorte, non servono i magazzini, la capacità produttiva deve essere costruita sul tempo reale dell'istante, del momento in quanto tale. Questo, dal mio punto di vista, insomma dal punto di vista di questa analisi, toglie certamente alla capacità di un sistema economico di reggere agli urti del tempo moltissimi elementi. Si arriva al just in time perché negli anni 90 sembrava possibile, con il processo di delocalizzazione, far circolare le merci con grande velocità, non servivano i magazzini, si abbassavano i costi, si massimizzava il profitto. Che cosa è successo? Che ora, in questo momento, la pandemia ha rotto quel sistema. Ha rotto quel sistema perché durante il periodo nel quale c'è stata la pandemia, come già avveniva prima, ragionando just in time, non si sono prodotte scorte, si è paralizzato per molti versi il processo produttivo. L'unico paese che ha le scorte, come rappresentava l'immagine originaria, è la Cina, e in questo momento noi viviamo, e questo è un concetto sul quale vorrei provare ad essere chiaro, viviamo una fase di inflazione, di aumento dei prezzi, che è determinato prima di tutto dal pessimo funzionamento del sistema capitalistico, perché il sistema capitalistico, avendo abbandonato la logica della produzione di medio e lungo periodo, durante la pandemia non ha prodotto, l'unico paese che ha prodotto, adesso i prezzi li fanno i cinesi, pensate ai semiconduttori, ai microchip, e in generale, essendoci meno prodotti in circolazione, i prezzi salgono e sta partendo un'inflazione che rischia di essere, su questo poi tornerò, estremamente pericolosa, perché rischia di rendere difficile l'azione delle banche centrali e via dicendo. Ma questo limite deriva dalla distorsione di funzionamento di un sistema capitalistico che non ragiona più come un mercato, perché il mercato si approvvigiona sul medio-lungo periodo. Voi non troverete mai un autore che definisce il mercato che ragioni su hic et nunc. L'hic et nunc è figlio di una come si può dire, visione tipica degli anni 90, penso a pensatori come Turner, a Dai Turner, si potrebbero, che però produce questo effetto che oggi stiamo scontando. Quindi in questo momento la responsabilità non è del mercato in quanto tale, è delle distorsioni del mercato prodotte dal capitalismo che si è finanziarizzato. Andrei avanti perché l'altro elemento su cui vorrei dire due o tre cose che sono dal mio punto di vista particolarmente rilevanti riguarda, andrei avanti se è possibile, andrei, ah ecco, per, no perché giustamente io sto, ecco, no, allora farei un passo indietro, scusate, ecco, perfetto, grazie. Dicevo, l'altro aspetto fondamentale che ha a che fare con questa profonda trasformazione che stiamo vivendo riguarda proprio il tema della finanziarizzazione in quanto tale, cioè a partire anche qui da circa un ventennio noi assistiamo in maniera sempre più chiara a un processo che è la trasmigrazione, il trasferimento di grandi risorse di liquidità in direzione dei titoli finanziari, che dipende, anche qui la semplifico molto, dal fatto che noi abbiamo accettato nel corso degli ultimi vent'anni di trasformare tutto in titoli finanziari. Abbiamo accettato che tutto quanto venga trasformato in titoli finanziari, e dico di più, in una particolare tipologia di titoli finanziari, che sono i cosiddetti titoli derivati, che sono, per dirla più chiaramente ancora, le scommesse sull'andamento del prezzo dei beni. L'abbiamo fatto a cominciare nel corso degli ultimi vent'anni dei beni agricoli, delle commodities, l'abbiamo fatto ancora prima sull'energia. E questo ha determinato il vero problema che stiamo vivendo, per cui l'andamento dei prezzi reali è condizionato non dalla domanda e l'offerta dei beni reali in quanto tali, cioè quanto c'è necessità di quel bene, ma dalle scommesse che si fanno sul prezzo di quei beni. Gli esempi sarebbero infiniti, il più evidente recentemente sono i prodotti cerealicoli, i prodotti che hanno a che fare con il grano, con per certi versi anche con il mais. Il prezzo di questi prodotti è esploso,
ed è esploso per, diciamo, due ragioni di natura finanziaria, cioè è esploso perché in questo momento c'è una grande liquidità a disposizione dei mercati garantita dalle banche centrali per uscire dalla crisi, cioè le banche centrali lì producono una grande quantità di carta moneta per riuscire ad alimentare l'uscita dalla crisi. Questa liquidità in larga misura è preda dei soggetti finanziari, dei grandi soggetti finanziari, su questo, soprattutto i grandi fondi speculativi, che indirizzano, e questo è il secondo aspetto, questa liquidità nell'acquisto e nella vendita di prodotti finanziari che sostanzialmente sono scommesse sull'andamento del prezzo del grano. Allora voi immaginatevi una situazione nella quale è evidente che c'è grande liquidità, è evidente che c'è una parziale ripartenza delle economie, è evidente che una parte delle produzioni cerealicole vengono indirizzate verso i biocarburanti. Nel momento in cui il mercato pensa che quella è la tendenza, cioè che il prezzo tenderà a salire, non sta salendo, tenderà a salire, la scommessa della liquidità va tutta sul rialzo dei prezzi, quello che gli americani chiamano one way bet, cioè la scommessa a senso unico. I fondi scommettono, comprano titoli che prevede il rialzo del prezzo, alla fine il prezzo sale e si arriva a un aumento di prezzo di determinati beni, che è il prezzo reale, frutto delle speculazioni finanziarie, che è del 60% più alto. Ma a fronte di questo, il dato impressionante è che se voi andate a vedere di quanto è aumentata la domanda reale, cioè quanto è la maggiore richiesta reale di grano e di cereali e quanto è la disponibilità, vi accorgete che quell'aumento di domanda non arriva al 5%. Ma a fronte di un aumento del 5% noi abbiamo un aumento del 70%, che diventa aumento reale, non è che rimane nel mercato finanziario, perché sul prezzo dei titoli finanziari poi si determina il prezzo dei contratti reali, perché in quella miriade infinita di speculazioni si determina poi quello che è il prezzo finale del contratto di compravendita. Questo vale soprattutto, possiamo andare avanti, vale per i prodotti alimentari, vale per le commodities, vale ancora di più, lo sappiamo, per l'energia. Ed è quello che stiamo per certi versi assolutamente pagando. L'aumento delle bollette che noi abbiamo dipende in larghissima misura dal forte aumento del prezzo del gas naturale, che non dipende da un crollo, come spesso ci raccontano, della produzione e da un aumento dell'offerta. Il crollo della produzione e l'aumento dell'offerta fanno in qualche modo il 6-7%, ma noi abbiamo incrementi del 70%. Perché? Perché abbiamo consentito, perché questo è il tema, la costruzione di un mercato degli strumenti finanziari che sono scommesse su quei beni. Guardate, molti di voi forse lo sanno, insomma, questi prodotti di scommessa sono i derivati. I derivati come sono nati nella storia della scienza delle finanze? Come si usavano negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70? Ci sono sempre stati. Servivano perché se c'era un bene che aveva un determinato prezzo e io lo devo vendere a 6 mesi, non so come finirà il prezzo a 6 mesi, quindi che cosa succedeva? Che chi faceva l'operazione comprava due derivati, cioè comprava ovviamente il bene e poi comprava un derivato che scommetteva a rialzo e un derivato che scommetteva a ribasso per rendere il prezzo neutro. Ma è evidente, quindi era un'assicurazione. Ma è evidente che li compravo a coppie e soprattutto compravo il bene, i derivati li compravano i trader, quelli che erano gli operatori che compravano fisicamente il bene. Oggi i derivati si vendono singoli e si vendono a migliaia, cioè, come dire, a una vastissima pletora di investitori finanziari che in realtà il bene non sanno neanche dove sia. È come vendere, è come fare una, come dire, io compro un'assicurazione sulla macchina e non ho la macchina e scommetto sul fatto se farò un incidente. Questo è il meccanismo, cioè, perché io penso che questa retorica noi dovremmo averla chiara, perché altrimenti ci raccontiamo anche dei processi di trasformazione economica che poi alla fine saranno difficilmente realizzabili, perché dobbiamo avere chiaro che oggi, ripeto, l'inflazione è in larghissima di parte un'inflazione di tipo finanziario che dipende dal fatto che noi abbiamo una regolamentazione internazionale che consente, non è sempre stato così, sono 22-25 anni, che consente di fare derivati, quindi scommesse, su qualsiasi tipo, sull'andamento del prezzo di qualsiasi tipo di bene.
Guardate, il caso del petrolio è ancora più eclatante. Non so se leggete i giornali, in questi giorni si parla di un prezzo che è arrivato a 90 dollari. Grosso modo, oscilla fra gli 80, che qui possiamo andare perfetto, 80, 90, 90 dollari. Beh, allora, in questo momento il prezzo del barile è intorno agli 80, 82, 83 dollari, a seconda delle tipologie, e la domanda e l'offerta reale di petrolio sono 90 milioni di barili al giorno. Quindi 90 milioni di barili al giorno, quanto costa un barile, che sono 159 litri, costa 80, dagli 80 o 90, a seconda delle tipologie. Allora, prendete il momento della pandemia, il momento più acuto della pandemia. Nel momento più acuto della pandemia, nel corso del 2020, la domanda e l'offerta di petrolio è scesa a 80 milioni di barili, da 90 a 80. Il prezzo del petrolio è arrivato a 18 dollari il barile, perché evidentemente il trend delle scommesse ha deciso che, siccome c'è la pandemia, siccome c'è il rischio che si imbagli il sistema, scommettiamo, e la scommessa vuol dire che si rende reale la previsione di medio-lungo periodo, così come la produzione non c'è più la produzione di medio-lungo periodo, si utilizzano gli strumenti finanziari per trasformare la prospettiva economica in immediatezza economica, con una snaturamento dei concetti, per esempio la definizione del prezzo, che evidentemente come si fa a chiamare mercato questa roba? Ma ti lo dico perché se no anche nella retorica del dibattito politico spesso si sente dire va bene, ma chi è contro il capitalismo quale alternativa ha? Vuole riportare in vita il modello sovietico, lo statalismo esasperato? No, esiste anche prima di tutto l'idea di ripristinare la natura del mercato, così come appunto il correttore di significanti ci porterebbe a ristabilire. Quindi è evidente che se vogliamo provare ad affrontare il tema dell'inflazione eliminando il rischio che diventi soltanto una variabile speculativa, bisogna cominciare a stabilire delle regole per cui su determinati beni non si possono fare questo tipo di contratti, e soprattutto questo tipo di contratti non possono essere alla portata di tutti. Andrei avanti, beh, questo è un gesto, andrei avanti, perché un altro degli aspetti fondamentali, oltre a just in time, che quindi toglie il respiro di lungo periodo, di medio lungo periodo, e il tema della finanziarizzazione, c'è dentro il processo attuale, anche qui dico cose che conoscete, ma lo dico solo per provarla a mettere in fila in questa riflessione, noi assistiamo a una sostanziale scomparsa del lavoro. Noi stiamo parlando a più riprese, lo stesso Draghi, ho sentito nella conferenza stampa in cui insieme a Franco hanno presentato la NADEF, cioè la nota di aggiornamento del documento del DEF, appunto c'è il rischio di una ripresa senza lavoro, ma i numeri sono chiarissimi in questo, cioè se voi prendete i grandi gruppi, ora qui io vi ho fatto soltanto alcuni esempi, possiamo anche andare avanti per vedere. No, questa allora, torniamo indietro un attimo se abbiamo i numeri. Perfetto, esattamente. Il caso, lo dicevo male, il caso appunto dei gruppi che hanno realizzato i maggiori profitti nel corso degli ultimi anni. Prendete il caso di Facebook, è un caso di scuola, ormai lo stanno studiando in tanti. Beh, il caso di Facebook vi dice che fondamentalmente qui noi abbiamo, che la realtà di Facebook ha realizzato appunto un 86 miliardi di ricavi con una capitalizzazione complessiva che vuol dire quasi 1.000 miliardi di dollari, e Facebook è un gruppo che ha 60.000 dipendenti, cioè il complesso, per essere chiari, ancora più chiari, se non che ve lo dica, 1.000 miliardi di dollari sono il prodotto interno lordo, per quanto può misurare il prodotto interno lordo, di un paese di medie dimensioni. Bene, una realtà di queste proporzioni, con una capitalizzazione di borsa di queste caratteristiche, con fatturati, ricavi e utili di queste dimensioni, ha 60.000 dipendenti e ha in Italia un numero di dipendenti che ho messo in una slide che sono pochissimi. Allora è evidente che in questo momento noi assistiamo a un processo nel quale la produzione, la capacità di produrre occupazione non è in nessun modo correlata agli utili finanziari.
Ed è evidente che questi dati, guardate, incidono profondamente sul PIL, perché anche qui un concetto, insomma, un'idea che vorrei che avessimo tutti quanti chiaro: quando si dice il PIL italiano quest'anno crescerà del 6%, a parte la logica del rimbalzo, ma non dico questo, ma c'è appunto un bel libro che è uscito recentemente, Stiglitz, Fitoussi e Durán hanno pubblicato questo libro dove riprendono tutte le tesi che criticano il PIL, ma hanno messo in luce numericamente che l'aumento del PIL significa che diventano più ricchi quelli che sono più ricchi, punto. Non vuol dire nulla sulla capacità di generare nuova occupazione, né nulla sulla capacità di determinare un miglioramento delle condizioni di vita della stragrande maggioranza della popolazione, perché Stiglitz, Fitoussi e Durán, in questo libro che ha pubblicato Einaudi e che è un rapporto OCSE che loro hanno, hanno preso i casi degli ultimi 10 anni, hanno parametrato l'incremento del PIL, hanno misurato l'elemento e hanno visto cos'è successo in quelle società, hanno visto dove è andato. Ecco, dire il PIL italiano cresce del 6% non significa dire nulla su quella che sarà la reale sorte del nostro paese, perché ormai dovremmo avere chiaro che nel capitalismo che ha partorito la finanziarizzazione, che non è il mercato, la capacità di realizzare altissimi profitti e quindi di far crescere il PIL non significa creare nuova occupazione. Andrei avanti anche qui sullo stesso tema, poi voglio accelerare per non togliere troppo tempo, ma ecco, ciò che è evidentissimo, e anche questo vuol dire che il mercato non funziona, è la polarizzazione della ricchezza. Noi abbiamo un processo di polarizzazione della ricchezza che è esasperato. Ora, le slide vi servono a dare qualche numero, anche qui gli uomini più ricchi del mondo, Bezos e appunto Warren Buffett, appunto, hanno realizzato profitti giganteschi, hanno polarizzato la ricchezza, hanno allontanato le distanze e non pagano carico fiscale. Su questo poi voglio tornare in chiusura. Cioè, questi che sono i due uomini più ricchi del mondo, fra i più ricchi del mondo, non arrivano a pagare l'1% di tassazione. Quando, voglio dire, con tutto rispetto, chi fa come dire, il dipendente pubblico o ha un'azienda paga come se aliquote che sono infinitamente più alte. Questi che sono. Allora, è evidente che un sistema nel quale, perché questo è il refrain che vorrei, un sistema nel quale chi accumula questo tipo di ricchezza con questa facilità e paga l'1%, non arriva a pagare l'1% di tassazione, io faccio fatica a dire questo è un mercato. È evidente che qui non siamo dentro la dimensione del mercato, siamo dentro la dimensione di una roba che dobbiamo appunto dare un correttore di significante. Lo chiamiamo turbocapitalismo, l'hanno chiamato in tanti. Non chiamiamolo mercato, perché se no facciamo un errore. Io inorridisco ogni volta che sento le discussioni nella narrazione pubblica, dice questa è l'economia di mercato. Ma dove è l'economia di mercato? Questa non è l'economia di mercato, perché l'economia di mercato non consentirebbe, come dire, un processo di polarizzazione, neppure al tempo dei rubber baron degli anni 30 negli Stati Uniti più come dire, aggressivi. Quindi il tema è fondamentale. Andrei avanti anche qui. Ecco, questo è il Bitcoin. Ecco, una considerazione sulla moneta, perché alla fine di questa breve esposizione vorrei che vi rimanesse questo dubbio: la produzione non ha più un medio-lungo periodo, la finanziarizzazione determina la speculazione, la polarizzazione della ricchezza, la moneta. Cioè, noi siamo arrivati ad ammettere l'esistenza dei bitcoin e delle criptovalute. Ora, io non è una questione di. Ora, anche qui, se ci pensiamo concettualmente, cioè la storia, la scienza delle finanze ha costruito la propria riflessione, qui il buon Einaudi ci potrebbe dire molte cose, ma anche la teoria generale dell'occupazione e interesse della moneta di Keynes del 36, nel cercare di costruire delle monete che avessero quanto più possibile la capacità di stabilizzarsi. Una moneta funziona se è una moneta che non ha troppe oscillazioni. In fondo, uno dei motivi di forza del dollaro dopo la fine della convertibilità aurea, dopo il 71, è che alla fine il dollaro
era la moneta che, come dire, riusciva a tenere, non era vittima di speculazioni, di svalutazioni troppo marcate. Cioè, oggi siamo arrivati a concepire una moneta che è uno strumento puramente speculativo, perché ad oggi noi sappiamo che il volume complessivo di transazioni, che di beni reali o di servizi che viene fatto con i bitcoin è assolutamente minimo. Poi è sufficiente che Amazon, Tesla dicano noi forse useremo i bitcoin e un bitcoin arriva a 60.000 dollari. Ora, nel momento in cui la moneta, che è lo strumento dello scambio nel mercato, che serve a stabilizzare il livello dei prezzi, diventa la principale fonte di speculazione in quanto tale, si fa fatica, perché sarebbe lunga, ma neanche la struttura del pensiero marxista, quando Marx pensava che il denaro fosse lo strumento della speculazione in quanto tale, Marx lo legava alla capacità di generare profitto attraverso il plusvalore. Qui si fa la scommessa e la voce più volatile determina la scommessa. E guardate, possiamo fare un passo avanti su questo. Ancora un'altra? Ecco, e quello che vorrei che fosse chiaro è che in realtà però il tentativo da parte di alcuni grandi gruppi, di alcuni grandi colossi, Amazon, Facebook, eccetera, eccetera, di dotarsi di una valuta digitale, che oggi è uno strumento speculativo, c'è la volontà di poter emarginare le valute nazionali. Perché oggi le valute nazionali, o comunque l'euro, il dollaro, la sterlina, lo yen, hanno la funzione, hanno avuto dopo la crisi del 2008, la funzione di finanziare il debito pubblico dei paesi, che è stato lo strumento per provare a gestire un complesso di aiuti, di sussidi che hanno evitato, almeno hanno provato a contenere la degenerazione sociale. Se, e quindi in qualche modo sono uno strumento, l'ultimo strumento di politica economica, perché se io fossi venuto questa sera avessi detto ma qual è lo strumento di politica economica di cui dispone oggi il governo italiano o l'Europa? Ma se siamo minimamente onesti diremmo la politica monetaria della BCE, perché quello che stiamo facendo lo stiamo facendo con il debito che è finanziato dalla BCE, perché continuiamo a dire che non aumenteremo le tasse a nessuno, che daremo ricchi premi e quotidiani a chiunque, faremo giustamente i sussidi necessari. Tutte le misure, basta leggere la legge di bilancio, le ultime due leggi di bilancio, dove lo prendono la copertura del salario, del reddito di cittadinanza necessario per il 60% dell'aumento del debito. Dove lo finanziamo il PNRR? In larghissima parte con i titoli europei. Cioè, ora sarebbe una vicenda a sé, ma è evidente che il debito è lo strumento con cui noi stiamo facendo politiche economiche e il debito è finanziato dalla moneta stampata dalla Banca Centrale Europea e negli Stati Uniti dalla Federal Reserve. Se non ci sono più queste monete, sparisce la sovranità, quel pezzetto di sovranità che è rimasta nella capacità di fare politiche viene decisamente meno. E si arriva al bitcoin o alla moneta criptovaluta, al libra di Facebook, che non sono più solo scommesse speculative, ma diventano le valute di un sistema che è autosufficiente. Abbiamo a che fare con il mercato? Io penso di no. Andrei avanti, così vado verso la conclusione. Perché, anzi, io guardo qui. Ecco, qui molto rapidamente, in parte ve l'ho già detto, questa liquidità è servita, la liquidità delle banche centrali in realtà è servita moltissimo a fare sì che il sistema bancario abbia avuto degli utili altissimi, perché anche qui noi abbiamo affrontato la crisi, abbiamo avuto settori in enorme difficoltà, abbiamo avuto un'economia reale piegata e se andiamo avanti abbiamo avuto degli andamenti di borsa dei principali titoli delle principali banche italiane che hanno fatto andamenti di quel tipo lì, tant'è vero che noi stiamo facendo una ristrutturazione del sistema bancario, una polarizzazione del sistema bancario, Unicredit e Banca Intesa, attraverso questa capacità di avere generato dei formidabili dividendi che sono, guarda caso, figli del fatto che hanno una liquidità gratuita. E la liquidità gratuita ha consentito quel tipo di logica, ma perché anche qui?
Perché chi è che oggi scommetterebbe contro un andamento tendenzialmente rialzista dei titoli delle banche italiane? Guardate la vicenda del Monte dei Paschi di Siena. Persino nel momento più cupo della crisi è bastata l'accenno di un qualche tipo di intervento, i titoli hanno guadagnato il 16, 17, 18%, cioè lo sganciamento con la realtà è fortissimo e la tendenza al rialzo provoca questo tipo di caratteristiche. Andrei avanti così acceleriamo, perché ecco una cosa anche qui: non funziona la liquidità delle banche centrali come strumento di crescita dell'economia, altra distorsione del mercato come dicevo prima, ma c'è un altro problema che noi abbiamo, che guardate, questo secondo me è un problema veramente importante da valutare. Io qui ho riportato la vicenda di GKN, io vengo dalla Toscana, insomma vengo da Massa, questa vicenda della GKN, di questa multinazionale che ha messo sulla strada, dietro la vicenda GKN, come in numerose altre vicende italiane, però c'è un dato che vorrei che avessimo chiaro, che oggi il sistema produttivo italiano, come gran parte del sistema produttivo inglese, Melrose era la realtà che è proprietaria di GKN, o del sistema produttivo americano, è nelle mani non più di quelli che erano i famosi stakeholder di cui si parlava, o ancora prima gli shareholder, come dei grandi proprietari, i noccioli duri di una proprietà che era comunque imprenditoriale. Questo mondo è nelle mani dei grandi fondi di investimento. Io qui, se facciamo un passo avanti, ancora un passo avanti se riesco, no, allora indietro, perché allora forse c'è un pezzo che non si legge. Perché ecco, questo pezzo sotto, volevo farvi notare questo, che in GKN Melrose, che è la proprietaria che ha deciso di licenziare tutti, è di proprietà, in larga parte, o meglio la maggioranza della proprietà, ce l'ha un fondo che è BlackRock, che è un fondo di investimento internazionale che praticamente in Italia è presente, se voi andate a vedere, in maniera determinante con la sua capacità di voto in quasi tutte le società italiane di qualche rilievo. E BlackRock è un fondo di investimento speculativo per sua natura, è un hedge fund. E quello che colpisce, gli hedge fund, cioè i fondi che dichiarano io di mestiere faccio lo speculatore, perché se voi andate nel sito ci trovate, noi arriviamo, compriamo e vendiamo. Non è che lo nascondono, non è che dicono noi veniamo, saniamo e facciamo crescere. Bene, questi hanno libero accesso ai finanziamenti della BCE. Cioè quando la BCE eroga liquidità, dovendolo erogare a soggetti bancari, gli dà anche i fondi hedge. Quindi forse qualche regoletta, se vogliamo provare a cambiare l'andamento dell'economia reale, qualche regoletta la dovremmo introdurre. Ultimo punto e ho finito. Avanti. Ecco, questo è il tema. Io ho risentito nuovamente questa narrazione, non aumentiamo le tasse, non mettiamo... Allora, ora qui meriterebbe una lunghissima discussione, io tra l'altro per altre economie ho scritto un librino recentemente, si chiama Viaggio al termine della crisi, dove... Poi penso che uno dei grandi temi sia questo. Cioè, il vero tema è rappresentato dal fatto non che in Italia le tasse sono troppo alte, le imposte sono troppo alte, è che per alcuni sono troppo alte e per altri no. E che c'è tutta una parte di soggetti che di fatto le tasse non le paga, ma non perché è evasore, perché l'ordinamento fiscale italiano è costruito in maniera tale, o comunque l'ordinamento fiscale europeo è costruito in maniera tale da non pesare fiscalmente su questi soggetti. Abbiamo redditi che sono, come dire, a parità di reddito, che sono tassati in forma molto diversa. Vi faccio un esempio molto semplice. Se io sono il figliolo di Elkann, e poi dirò un'ultima cosa, una volta che sapete il figliolo di Agnelli, e sono proprietario di 15 appartamenti, va bene, o di 15 palazzi, e li affitto, e faccio un reddito di 5 milioni di euro, 6 milioni di euro, beh, io pago il 21% di aliquota con la cedolare secca. Io sono un dipendente di una media azienda, sono un impiegato pubblico, cioè sicuramente pago di più e ho un reddito di 40-50 mila euro. Questo, come dire, l'abbiamo costruito, noi abbiamo smantellato la progressività fiscale. Allora mi domando, senza progressività fiscale abbiamo un mercato? No. Perché non c'è un teorizzatore del mercato che non dica
ci sono quelli che dicono eliminiamo il mercato, ho finito, eliminiamo il mercato e eliminiamo la tassazione, ma facciamo altre cose. L'ultima, ma veramente, quindi mi fermo, ve la faccio solo vedere se si può leggere. No, questa. Ecco, il caso della famiglia Agnelli e della proprietà di Agnelli. Perché è interessante questa cosa? Perché se voi guardate la catena di controllo della realtà di Agnelli, della proprietà del Cannes ora, al vertice c'è una società che si chiama Dicembre, che peraltro è stata sconosciuta fino al 2012, che ha una catena di controllo che attraverso Giovanni Agnelli BV e Exor, eccetera, eccetera, controlla tutta una serie di società che sono società dove non ce n'è una che abbia la sede fiscale in Italia, non ce n'è una. E se voi prendete l'elenco delle principali società italiane e delle persone più ricche del nostro paese, vi accorgete che questi soggetti non hanno la residenza fiscale nel nostro paese. Nessuno, fatti salvi rarissimi casi. Il secondo uomo più ricco d'Italia non è un italiano, non faccio il nome, non è un italiano perché ha residenza fiscale e cittadinanza di un altro paese. Ora, e qui veramente chiudo, è accettabile un sistema nell'ambito del quale noi diamo per scontato, perché c'è la concorrenza, perché altrimenti non ci stanno, perché altrimenti scappano, che il cuore del sistema produttivo italiano sia in parte posseduto dai fondi EGE che prendono i finanziamenti BCE e poi aggiungo che non abbiano nessuna una sede fiscale italiana? E la base imponibile del nostro paese come la facciamo? Quindi, e finalmente chiudo e vi ringrazio, questo tema di restituire un significato alle parole forse ci può aiutare a capire dove stiamo andando. Grazie. Thank you.